Benvenuti a Consigli Non Richiesti dal vostro Fregat. Lo so cosa state pensando. Che razza di nome è Fregat? Oh, sarà bello il vostro di nome. Comunque, Consigli Non Richiesti è l'unico podcast a chilometro zero. Che vuol dire chilometro zero? Vuol dire per pigri. Che vuol dire pigri? Pigri sono quelle persone come me che non hanno sbatta voglia di andare al cinema, di cercarsi qualcosa in giro, vogliono la pappa pronta e magari anche vicino, tipo una distanza di un click. Infatti sì, vi consiglio solo... Mamma mia, quanto era brutta questo inizio puntata. Questo, Alfredino, era l'inizio della prima puntata di Consigli Non Richiesti. Ci credi che è passato un anno e che oggi facciamo il compleanno? Incredibile, tanti auguri! Smettila di fare il coglione, che stiamo, questa è una cosa seria. Festeggiamo un anno, in realtà non festeggiamo un anno, l'abbiamo festeggiato. Con parole tue? Festeggiato l'anno scorso. L'abbiamo festeggiato una settimana fa, soltanto che, come si dice, abbiamo iniziato a bere, abbiamo festeggiato, abbiamo fatto casino, ed è arrivato il coronavirus, quindi non festeggiamo più. Quindi è bellissimo essere ricordati per questo, per una mia... bello. Sapevo che era una sciagura, Alfredino, ma non di queste proporzioni. Non biblica. Esatto. Comunque, per festeggiare, oggi ci sono venuto a trovare un bel po' di persone che, visto che siamo pigri, oggi consigli non richiesti non li facciamo noi, ma li fanno gli altri. Cioè, oggi è ancora più pigri. C'è il nostro compleanno, come regalo, i nostri amici podcaster ci hanno fatto un bel regalino, eppure i nostri ascoltatori. Quindi oggi racconteremo un pochettino... di come che raccontiamo oggi. E non lo so, tu che cosa vuoi raccontare? No, raccontiamo un po' come è nato il podcast. Facciamo un pochettino, sai, quegli anni nostalgici, no? Ah, quando ne abbiamo passate. Ah, quelle cose di cui non frega niente a nessuno. Esatto, giusto per dare un attimo uno slancio agli altri audio che ci hanno mandato. Così copiamo e incolliamo e non facciamo niente. Ma soprattutto per raccontarvi un po' di noi e dare un inizio per quelli che hanno iniziato a ascoltare il podcast da poco, tipo come fa la Marvel, no? Sei reboot, all new, consigli non richiesti? Ogni tanto bisogna ricominciare da capo. No, questa è ogni volta che tu esci dal carcere, Alfredino. Comunque andiamo con la sigla che già mi sono rotto il cazzo. Benvenuti a Consigli Non Richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie TV, film e fumetti a un solo click da voi, per veri pigri. Condotto dal mitico Fregat, disturbato da quella lota di Alfredino. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura ogni sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, sei più infame di Higuaín. Di certo il crimine è una forma d'arte, ruberesti pure in casa Maradona. Ringrazia il cielo, sei su questo podcast. Rispetto a chi ti ci ha portato dentro, a farlo è stato Fregat. Che succede? Hai visto, Alfredino, che bella canzone che ti ho dedicato? Che mi hai dedicato, mica l'hai fatta tu. No, il testo è mio. Se vi ricordate, in una vecchia puntata di Consigli Non Richiesti ho enunciato questi bellissimi versi verso di te. Tu ti sei arrabbiato. Per fortuna, Stefano del podcast AEV Italian Podcast, fai bene a segnarti le cose su carta, grande Alfredino, ha deciso di fare la versione musicale. È bellissimo questo brano, ma soprattutto è bellissimo il suo podcast. Andate in descrizione che vi ho messo i link, mi raccomando. Mamma mia, più passione però, Alfredino. Mi raccomando, andate a vedere a sentire sto podcast. Ecco, mamma mia, Alfredino, veramente a volte comunque sei veramente una spalla tremenda. Perché mi ricordo quando ho iniziato il podcast. Io il podcast ho deciso di creare Consigli Non Richiesti. Sai quando? Quando, una settimana prima di aprire il podcast, ho partecipato alla Cura du Fer. Sai cos'era la Cura du Fer? Sì, quando vi pigliavate a parole durante la live di Rick. Ecco, ragazzi, Alfredino sa benissimo cos'è l'Agora du Fer, perché l'ho fatta da casa tua, quindi se vi guardate l'Agora du Fer potete vedere nello sfondo la casa di Alfredino, perché io e Alfredino ci conosciamo da tanti anni. Quanti anni che ci conosciamo, Alfredino? Penso 5 anni. Di più, molti di più, Alfredino, che cazzo dici? 6. Mi sa sei. Ma sì, che cazzo sei. Dici sei anni? Quanto tempo? No, aspetta, adesso questa cosa qui va approfondita. Approfondita un attimo. Dobbiamo spiegare bene, perché noi ci siamo conosciuti ufficialmente nel 2014, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. 2014 sono 6 anni fa. 2014 abbiamo iniziato. 6 anni fa. Minchia, ma in realtà
io ero docente di Alfredino all'università. Esatto, ma siccome non ti facevi mai vedere in giro, c'era solo il tuo nome che aleggiava nell'aria, tipo leggenda. Ero malvagio, perché noi abbiamo studiato informatica io e Alfredino. Ebbene sì, siamo laureati in informatica io e Alfredino, e Alfredino è anche esperto di robotica. Com'è robotica fatto? Industriale. Mentre io intelligenza artificiale. Avete capito che non siamo dei coglioni? O in realtà siamo dei coglioni con la laurea. Beh, come tanti altri. E com'è, tipo Alfredino, io ricordo che ero cattivissimo e li bocciavo tutti, perché io ero l'esercitatore informatico che faceva il culo a tutti quanti, ero il malvagio della situazione. Come mi hai fatto a fregare, Alfredino? Che so scemo che lo dico durante un podcast, non lascio prove io in tanto giro. Non sanno qual è il tuo cognome, non te la possono... Non si sa mai. Io avevo creato un software che controllava se i compiti erano abbastanza simili, in modo da capire se uno aveva copiato ad un altro. Tu com'è che hai fatto, Alfredino? È un segreto. Non lo dico nel podcast, te lo puoi scordare. Maledetto suino. E poi ci siamo rincontrati al lavoro. Ci occupavamo, ebbene sì, di elicotteri da guerra, Alfredino. Ma il mio era civile. Tu su cosa lavoravi non lo so. Beh, non possiamo dire l'azienda di elicotteri da guerra. Tanto ce ne sono tante in Italia che le fanno. Tantissime, esatto. Sì, tantissime. E quindi niente, siamo due teste d'uovo. E poi niente, poi le nostre strade si sono divise, però siamo rimasti amici. E abbiamo iniziato a fare questo podcast perché, dicevo, all'Agora du Fer mi sono messo lì. Ho iniziato a combattere contro Ivan Corrado, che ha un podcast chiamato Ivani Loqui, e l'ho distrutto in una gara di argomentazioni chiamata Agora du Fer, che è sul canale del mitico Rick du Fer, che anche lui è un podcast. E mi sono detto, ma se queste persone hanno il podcast, e perché io no? Che cazzo sono io? Cioè, sono tipo il figlio della serva? E ho aperto il podcast. E come avete sentito, nella prima puntata avevo un microfono brutto, poi mi scordavo di attaccare il microfono e quindi a volte registravo col microfono del telefono. Faceva schifo, tant'è che Barbaroffa mi disse: caro Fregd, il tuo podcast ha tanti bei contenuti, ma forse non era vero, però... Ma quello si dice per incoraggiamento. Però il tuo audio mi fa venire mal di testa, ti consiglio un microfono, che è quello che sto utilizzando adesso, perché quello che usi fa cacare. Effettivamente c'ha ragione. E niente, quindi il resto è storia. Ma visto che siamo qui, nostro compleanno, stiamo facendo questi bei racconti, mandiamo i primi, ovviamente questo qui è il podcast chiamato... Consigli non richiesti. Facciamo dire un po' di consigli non richiesti ai nostri amici podcaster. Vai con la prima tranche, anzi per la tranche, Alfredino, puoi dire una frase di simbolo così che ti uso come intermezzo? Vai, silenzio, vai. Vai, voglio, tocca a te. Ma è già passato un anno, guarda Fregd, lascia che te lo dica, oltre a essere proprio un bello guaglione, sei anche bravo, ma come si fa? Per chi mi sta ascoltando e non mi ha riconosciuto, uè zozzi, sono Barbaroffa, anch'io voglio dare il mio consiglio non richiesto. Quello che vi voglio consigliare è una bella serie TV animata, semplicemente deliziosa, che è riuscita a toccare le mie corde dal punto di vista estetico, dal punto di vista narrativo, dal punto di vista proprio di scrittura, dal punto di vista musicale, delle battute, di tutto quanto. Insomma, è una serie bellissima. Si chiama Over the Garden Wall. Over the Garden Wall, per italianizzarla. E il sottotitolo dovrebbe essere Avventura nella foresta dei misteri. Ora, il mio consiglio è sempre lo stesso. Cercate di guardarlo in lingua originale. Lo so che i sottotitoli non piacciono a tutti. Però, secondo me, vale la pena darsi un pizzicotto e tentare. La storia riguarda due fratelli che si perdono misteriosamente in una foresta ed entrano in un mulino con uno strano mugnaio che li avverte di un pericolo strano, una certa bestia. E poi mi fermo, non voglio continuare oltre. La produzione è produzione Cartoon Network ed è di qualità estremamente alta. È una miniserie, penso che non arrivi neanche ai 10 episodi, però davvero a livello di narrazione, a livello di estetica, di produzione e di risultato finale, questa miniserie è la cosa che si avvicina di più alla perfezione. Una piccola gemma sottovalutata. Non perdetevela. Vai, voglio, tocca a te.
Ciao Frecht e ascoltatore di Frecht, io sono Fabrizio e sono del podcast di Alessandro Barbero. Mi è stato chiesto di dare un consiglio non richiesto e ho pensato di tirare fuori una serie TV che sicuramente nessuno di voi avrà mai sentito. Ed è una serie TV che si trova su Netflix, è francese, attenzione, si chiama A Very Secret Service, il titolo francese con la mia pronuncia orribile Au Service de la France. Ed è una serie molto interessante, quasi di uno humor pythonesco, da Monty Python. A me ha fatto ammazzare dalle risate, ma io sono una persona con uno humor molto particolare. E è ambientata negli anni 70 e parla del servizio segreto francese e lo dipinge fondamentalmente come un manico di imbranati che alle 3 di pomeriggio indicano l'aperitivo d'ufficio e iniziano a fare casino. E mi è piaciuto veramente tanto, è leggero, corto, le puntate sono da 20 minuti se non ricordo male, e l'unico difetto è che è in francese, però vi assicuro che anche per me, che sono strettamente anglofono e italofono, è stato veramente un piacere, lo straconsiglio a tutti quanti. Ciao a tutti e ciao Frecht. Vai Wagyu, tocca a te. Allora, caro Frechete, io ti consiglio il manuale di scrittura creativa di Simona Sciancalepore. Si tratta di un libro che contiene tecniche ed esercizi per creare contenuti originali per il web e che io sto trovando utilissimo per il mio podcast perché mi aiuta a trovare le parole giuste quando mi sembra di non averne. E lo trovo davvero interessante, è davvero ben fatto, è brillante, davvero un libro brillante, pieno di idee, pieno di consigli per non abbattersi quando ci viene la sindrome dello scrittore della pagina bianca, no? Non so se mi spiego. Io l'ho divorato questo libro e so che è una cosa che va un pochettino fuori tema rispetto ai consigli non richiesti che dai nel tuo podcast, ma appunto questo è il mio consiglio non richiesto per te. Volevo ringraziarti per avermi fatto partecipare come voce della sua sigla e anche in tantissime altre occasioni. Sono molto contenta che il podcast ha compiuto un anno e il primo giro di boa è davvero da festeggiare. Quindi buon compleanno da Chiara di Avrei Qualcosa Da Dire Show. Vai Wagyu, tocca a te. Ciao Frecht e ciao anche a tutti voi che ascoltate questo podcast. Sono felicissimo di essere qui per poter festeggiare insieme questo primo anno di consigli non richiesti. Davvero complimenti. Innanzitutto mi presento. Mi chiamo Valerio e oltre a essere un amico di Frecht, tengo anche un podcast sulla programmazione che si chiama Pensieri in Codice. Il mio consiglio non richiesto riguarda una serie che, come direbbe Frecht, è per veri pigri, che trovate a chilometro zero su Amazon Prime Video. Sto parlando della serie The Tick, letteralmente La Pulce, che per ora si compone di 2 stagioni di una decina di episodi ciascuna. Si tratta di una serie comica sui supereroi. In un mondo pieno di persone con strani poteri e avanzate tecnologie, un ragazzo molto complessato di nome Arthur entra casualmente in possesso di una tuta da combattimento che gli dà l'aspetto e le caratteristiche di un uomo cimice. Allo stesso tempo si trova invischiato nella lotta contro il super cattivo chiamato The Terror e viene letteralmente stalkerato da The Tick, che è un omone blu vestito da pulce che non ricorda nulla del suo passato ma ha una grande fede nel destino e un incrollabile senso di giustizia. Tutte le vicende della serie si svolgono tra improbabili eventi e scene comiche che prendono in giro sia gli eroi che i super cattivi senza mai scadere nel banale. Insomma, una serie leggera e divertente condita anche da un po' d'azione e qualche colpo di scena inaspettato. Poi ve lo dico, mentre parla, The Tick muove le antenne in sincrono con le espressioni facciali dell'attore, che è una cosa che adoro. Insomma, io vi consiglio di dargli un'occhiata e poi magari fatemi sapere che cosa ne pensate. Ok? Ci conto. Ciao! Vai Wagyu, tocca a te! Tanti auguri Frecht per il tuo traguardo, complimenti davvero per il tuo podcast che è l'unica cosa che mi fa divertire per quanto è brillante, non perché è comica e tutto, ma proprio perché a volte dici qualcosa e io penso, cavolo, c'è arrivato lui, fantastico, è davvero
un passo più in là. Bella anche la puntata su Bugo e Morgan dell'altra volta. Ti consiglio due cose, a te e ai tuoi divertiti lettori. Il libro New York Serenade è un librone di quelli che si mettono in libreria, e di quelli grossi, no, con le foto. È fatto da due ragazzi italiani e mostra le foto attuali di posti storici di New York che hanno reso storico il rock, diciamo, negli anni 60, anni 70, quindi c'è là il posto dove andava Jimi Hendrix, la via dove scese Bob Dylan, il palazzo dove abitava Iggy Pop. Belle foto con dei piccoli testi in inglese che a commento, bellissimo. Primo consiglio è questo. E l'altra cosa che vi consiglio di recuperare in un modo o nell'altro, soprattutto se riuscite a recuperare, se riesce a recuperare il CD, non ascoltarla su Spotify, proprio il pezzo fisico, Randy Newman, il disco Good Old Boys, sono 13 tracce, una bonus, fantastico, ci sono cresciuto ascoltando questo disco qua. Dopo un po' ti annoia, lo devi ascoltare per qualche giorno, poi lo lasci per lì per 5 anni, poi ci torni, però se non lo conosci, se non lo conoscete, ascoltatelo, perché è assolutamente uno dei dischi degli anni 75-74, mi sbaglio, insomma, più belli secondo me. Ciao e complimenti ancora per il tuo compleanno. Guarda, prima di tutto voglio ringraziare Riccardo Palombo per le bellissime parole, perché che ne pensi della stima che ricopre verso di me l'uomo che ha uno dei podcast più ascoltati d'Italia, che si chiama Il Mordente. L'hai mai ascoltato? Qualche volta sì. Sai che, guarda, a me invece tu non ascolti mai il mio podcast. Ma il suo è bello, il tuo è brutto. Dovete sapere che sta merda di Alfredino non condivide mai una puntata, non fa mai pubblicità. Cioè, tu non fai mai un cazzo, ti lamenti e basta. Mentre per fortuna che ci sono i colleghi podcaster, grandi come Riccardo Palombo, che mi dicono queste belle parole, che ovviamente rivolte a me, non rivolte a te. Continua a crederci. Ma che cazzo, mica ha fatto il nome tuo. Comunque, invece, volevo un attimo rispondere a Valerio, perché The Tick c'era sia un cartone animato molto bello, sia una serie uscita... mi pare qualche anno prima, dove c'era quel mascellone che fa sempre film comici, non so come si chiama. Comunque c'è anche su Amazon Prime Video, non solo The Tick, la nuova serie con due serie, ma c'è anche la vecchia serie con una serie. Hai capito cosa è? È chiarissimo. È molto chiaro, è molto chiaro. Un giorno forse ve ne racconterò, ma vabbè, no. Ci stanno un po' di serie su Amazon Video. No, non gira la testa mentre... No, tu quando parli al microfono, tu ti avvicina. Non è che quando parli puoi girare la testa, perché se gira la testa il microfono non ti caga. Comunque, prima di fare la seconda tranche, voglio ringraziare Maria Chiara, che comunque avete notato dalla voce, è la stessa che mi fa il voiceover quando faccio le puntate su Bugo e Morgan, che comunque è stata la puntata più ascoltata. Quindi è bello sapere che un podcast che parla di cinema e fumetto, la puntata più ascoltata è quella che parla di musica. Beh, ci sta. Mentre invece, poi ha fatto le sigle, un sacco di robe, cioè è bello del mondo del podcasting, che... è bello trovarsi per collaborare. Infatti vi ricorderete che ho collaborato con un sacco di podcaster. Anzi, volevo salutare Enzo Barone e Marco Capelli, perché tipo non sono riusciti a fare l'intervento per la festa di oggi. Però li saluto, perché ci vogliamo bene. Prima che andate a fare, hanno litigato. No, io stimo tanto i due ragazzotti, li voglio tanto bene. Che c'è? Che fai questa faccia? Che cazzo vuoi? E questa qui c'ho, non è che... Vabbè, loro non la possono vedere, però questa qui c'ho. Va bene, comunque noi nel frattempo beviamo birra, perché è un compleanno, quindi noi stiamo bevendo birra, voi non so che cazzo state facendo. Niente, andiamo con la seconda tranche. Vai, voglio, tocca a te. Uè, Frecte, io ti voglio proporre una serie catalana che si chiama Merlí. Una serie che va di medie superiori, di filosofia, per ragazzini, però comunque si può vedere un po' per tutte le età. Dovrebbe essere su Netflix Italia, non doppiato ma sì con sottotitoli, altrimenti sulla piattaforma ufficiale, che è quella della TV pubblica catalana, TV3, si può vedere in lingua originale catalana o doppiato allo spagnolo, ma vi consiglio in catalano con sottotitoli in inglese, che è la versione migliore per vederla, sempre che non ci siano i sottotitoli in italiano, che è la serie del marito di un amico mio, che vi consiglio spassionatamente perché è veramente molto carina. E hanno fatto adesso, attraverso Movistar, uno spin-off, ed è uno dei... Buona visione a tutti quelli che gli vorranno dare un'opportunità.
e buon compleanno a Consigli Non Richiesti. Vai, voglio, tocca a te. Ciao a tutti, io sono Ivan Corrado e voglio approfittare dello spazio che mi ha gentilmente concesso il buon Frecht per consigliarvi un libro straordinario, Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Tarton. Dunque, prendete un pizzico di Inception, una manciata di Black Mirror, miscelate il tutto con Agatha Christie e aggiungete una spruzzatina di horror. Avrete un romanzo straordinario, un libro che vi parla di temi filosofici come l'identità, la pena, la colpa, la redenzione, e lo fa con uno stile incredibilmente accattivante, colpi di scena su colpi di scena, l'autore che vi spiazza in continuazione, un rompicapo incredibile. Vi innamorerete di questo libro. Se volete saperne di più, ne ho parlato sul mio canale Ivaniloqui, lo trovate su YouTube, Spreaker, Anchor, Spotify e chi più ne ha più ne metta. Grazie per l'ascolto, grazie a Frecht per l'ospitalità e alla prossima. Ciao! Vai, voglio, tocca a te. Ciao a tutti, ciao Frecht, grazie per avermi invitato a questo party di compleanno. Io sono Rinaldo Papa, l'autore del podcast Ascensori e dintorni. E il mio consiglio non richiesto riguarda un libro rigorosamente in formato cartaceo, di quelli che non troverai mai in digitale, lo trovate su Amazon, ha una sola recensione e non l'ho scritta io. Il libro si intitola Il re delle cappe ed è scritto da Giorgio Barbiero. Io questo libro l'ho letto perché parla di una persona che ho conosciuto, un mio precedente titolare, quando non mi occupavo di ascensori ma di cappe aspiranti per cucina. E il libro parla appunto di questo imprenditore, una persona dal carattere difficile col quale io stesso ho avuto occasione di scontrarmi quando lavoravo per lui, ma di cui poi ho apprezzato il valore quando le nostre strade si sono divise successivamente. Ecco, la storia è quella di una persona che è passata dall'avere una pistola puntata alla tempia in un momento di sconforto in cui aveva perso tutto e stava per suicidarsi, che poi però si è fatta forza, ha risalito la china e a un certo punto è diventato un leader del suo mercato di riferimento. Proprio per questo il titolo del libro è Il re delle cappe, perché a un certo punto l'azienda che lui aveva in mano era diventata una dei più grandi produttori al mondo di questo elettrodomestico. Quindi lo consiglio questo libro perché dà degli spunti di riflessione interessanti, soprattutto per quelle persone che magari stanno attraversando un momento poco felice della loro vita personale o imprenditoriale, e per chi magari ha delle velleità imprenditoriali, perché diciamo è un punto di vista un po' diverso ma sicuramente vero, e parla di quella realtà che è il nord-est d'Italia, sicuramente uno dei più rampanti centri produttivi che abbiamo qui da noi in Italia. Questo è il mio consiglio, spero che vi possa piacere. Un saluto a tutti e a presto. Vai, voglio, tocca a te. Ciao Frecht, il mio consiglio è Wet Moon di Kaneko, uno dei miei manga preferiti, uno forse di quelli che ho letto più volte insieme ad Akira, e diviso tra l'altro in tre volumi che consiglio di prendere assolutamente tutti e tre assieme, perché la storia è un noir dalle tinte super surreali, per certi versi ricorda molto le storie di Lynch, però diciamo più accessibile. Appunto è la storia di base di un inseguitore e un'inseguita in un universo particolare, diciamo che l'inseguitore si ritroverà più volte in situazioni inspiegabili, diciamo, e lo stile di Kaneko, super particolare, super suo, lo vedi proprio, cioè Kaneko lo riconosci immediatamente in mezzo a mille, e il ritmo di narrazione è incredibile assieme. Ritmo di narrazione è proprio una di quelle cose che non ho trovato in poche altre cose, soprattutto in un tipo di storia del genere dove c'è appunto un inseguitore, un'inseguita, mille personaggi secondari, dal più normale al più assurdo. E niente,
Lo consiglio tantissimo, da comprare proprio a scatola chiusa. Più che dirvi altre parole, io vi direi: cercatevi Wet Moon su Google Immagini, vedete due o tre cose, niente, è quello che volete leggere, sono sicuro. Questo è un consiglio proprio spassionato, questo qua. E niente, spero di avervi convinto. Non sono bravo a registrare queste note audio, non sono frecate. E quindi niente, spero di... cercatelo su Google e poi compratelo e siete a posto. Vai, voglio, tocca a te. Ciao Frecht, ciao Alfredino, sono Samuele del podcast L'Altra Strada e vi mando i miei migliori auguri per il bellissimo traguardo che siete riusciti a raggiungere. Insieme a questi vi mando anche i miei tre consigli per un fumetto, per un film e per un libro. Il fumetto si chiama Il blu è un colore caldo, è un fumetto francese di questa autrice che si chiama Julie Moreau e narra la storia struggente d'amore tra queste due ragazze, di questo rapporto omosessuale, e è una storia bellissima perché riesce a trattare diversi temi, da quello dell'innamoramento a quello dell'accettazione nella società odierna per un rapporto di questo tipo, e la grafica è bellissima e quindi è sicuramente uno dei fumetti miei preferiti. Come film invece vi consiglio la trasposizione cinematografica del fumetto che vi ho appena citato, che si chiama La vita di Adele. È un film altrettanto bello che ha vinto la Palma d'Oro a Venezia, a Cannes. Cazzo, la Palma d'Oro a Cannes, non a Venezia, giusto? Sì, a Cannes. Ed infine vi consiglio un libro che si chiama Fai piano quando torni. L'autrice si chiama Silvia Truzzi. Ed è una storia bellissima di una ragazza di 34 anni e di un'anziana signora che si incontrano nella stessa stanza di ospedale. Sono persone diversissime, la ragazza è molto bella, è ricca, che non ha mai superato la morte del proprio padre, mentre la signora è una signora anziana, poverissima, nata povera, che poi nella vita si è riscattata. Sono due persone con caratteri molto diversi e quasi inconciliabili, però poi la storia assume un tono divertente e appassionante e ve lo consiglio anche questo. Ciao, a presto! Vai, voglio, tocca a te! Buongiorno a tutti, io sono Sebastian di Bistory e sono qua oggi per darvi il mio consiglio non richiesto. Volevo darne in realtà due, uno su un film e uno su una serie TV. Partirei dal film, il film che volevo consigliare da prima a Frecht e poi a tutti voi è The Circle, un film del 2017, l'ho visto giovedì sera, non lo conoscevo, su Netflix ovviamente, è interpretato da Tom Hanks e Emma Watson, bello, un film un po' distopico, ma non tanto, su una corporate che... diciamo che tratta i suoi impiegati in base a come va la loro vita social, è interessante, lo consiglio. Mentre invece per quanto riguarda la serie TV, volevo parlarvi e mi ero preparato un lunghissimo pippone su Star Trek Picard. Serie del 2020, una serie evento, torna Jean-Luc Picard, ci sono ancora un sacco di cose da chiudere, un sacco di ospiti, rivedremo vecchi e nuovi nemici, veramente veramente bella, ma questa fobia da coronavirus mi ha spinto in realtà a consigliarvi un'altra serie che ho amato e che credo possa fare a puntino per questo momento storico, ovvero The Last Man on Earth. E nel 2015 Will Forte insieme a Fox crea questa serie su questo futuro post-apocalittico dove tutta l'umanità, a parte un pugno di sopravvissuti che arriverà poi a ritrovarsi, sopravvive a una malattia terribile. Quindi nel senso, se qualcuno vuole riderci su, sono 4 stagioni, sono veramente morto quando hanno cancellato la 5ª, anche perché la serie è veramente veramente bella, è veramente divertente, ti fa veramente capire cosa potrebbe essere un mondo fatto da persone comuni dopo una pandemia. Detto questo, ciao a tutti, grazie, da Sebastian di Bistory è tutto, ciao! Arieccoci, è bellissimo fare puntate così lunghe dove non facciamo quasi mai un cazzo. Ringraziamo tutti, soprattutto il primo che non si è presentato. Chi era il primo che ha parlato della serie TV catalana? Giacomo Bonaccini.
del podcast Can Italianini. Mentre il secondo, che non si è presentato, era Albei. L'avete già sentito nella puntata che abbiamo parlato del Marvel Cinematic Universe, perché è un autore Marvel, è un autore Bao, magari sarà un autore Marvel, chi può dirlo? E gli ho dedicato anche una puntata direttamente su di lui, su Sfera, il suo fumetto Bao, bellissimo, parla d'arte, parla di tante belle cose, anzi ascoltatevi la puntata che mi date anche una visualizzazione. Alfredino, porca miseria, stai un attimo calmo, ti sei messo sto taccuino perché Alfredino deve fare una roba, segnarsi le persone che non si presentano e poi mi deve dire ricordati di annunciare questa persona che non si è presentata nel vocale, e c'è sto cazzo di, che cosa c'hai? Un taccuino, e usalo, e avvicinati oggi veramente Alfredino, che è successo? Alfredino, smettila col telefono Alfredino, che lui, voi non sapete, ma Alfredino sta uscendo con una VIP. Sto uscendo, come no? Ma tu lo sai che quella VIP con cui sto uscendo è andata Grande Fratello VIP? Sì, lo so, mi hai fatto vedere. Ah, grande, non vi diremo mai chi è, ma sappiate che Alfredino ha il numero di telefono e stavo uscendo con una del Grande Fratello VIP, e non è uno scherzo. Non ci stavo uscendo, cioè ci ho provato a uscire, ma ha cercato di usarmi come autista e basta. Cioè, fammi capire, com'è sta storia? Sì. Ha cercato di usarmi come autista, mi ha detto dai vediamoci che intanto ci conosciamo, e dopo un quarto d'ora che ci siamo messi d'accordo mi ha detto no guarda, io per oggi ho risolto, a posto così, grazie. E tu non ci hai provato a dire ma io voglio il tuo corpo di donna? Sì, voglio scoprire la tua mente. Fesserie, sì. Non diremo mai chi è, anzi scriviamo Toto, Alfredino, chi è la donna del Grande Fratello VIP che stava uscendo Alfredino? Scopriamolo. Che stava uscendo Alfredino. Stava uscendo, uscire. Vabbè, comunque, ricordiamo, anzi facciamo qua, questa che è una puntata a compleanno, noi stiamo bevendo, quindi se vedete che man mano sbiascichiamo, è questo il motivo. Volevamo dirvi, a parte ringraziare anche tipo Mitico, sai che Sebastian... sta vicino Vergiate, mi pare, che dove lavoravamo noi, lo sai? Magari abbiamo incrociato e non lo so. Chissà quante volte l'abbiamo incrociato. Grande Sebastian. Comunque, a parte questi grandissimi, a tutti quelli che ci hanno mandato l'audio, voglio ricordarvi che Alfredino è stata colpa vostra se sta nel podcast. Ricordo che abbiamo fatto una puntata insieme su Poop Squad, che l'ho fatto a casa tua. Sì. Ero a casa tua, abbiamo detto a sto punto, Alfredino, registriamo insieme sta puntata, tu l'hai registrata. E qualche testa di minchia ha detto, mazzo che simpatico Alfredino, fai fare altre puntate, ti ricordi? Si vede che sto simpatico. No, secondo me mi odiano abbastanza da dirmi, dai, continua a fare puntate con Alfredino. Ma soprattutto, visto che abbiamo detto agli ascoltatori di mandarci anche loro qualche consiglio non richiesto, perché questa festa è la festa di tutti, manderemo in onda Mikol, che è una stand-up comedian amica mia, che sarà presto ospite, la sfuggente Mikol, che cerco sempre di invitarla e non arriva mai. Prima o poi ce la faremo. Ce la faremo, ma soprattutto due ascoltatori che mi seguono sempre, che si chiamano Egli Giuseppe, adesso poi controllo come si chiamano, e l'altro è Jasper from Dungeon. Jasper. Vabbè, era Jasper. Sei sicuro? Jasper. Vabbè, dopo controlliamo. Vabbè, mandiamo la terza tranche. Vai, voglio, tocca a te. Ciao Frecat e ciao Alfredino. Il mio consiglio è il manga Golden Kamuy, redatto dalla J-Pop ed è ambientato nel Giappone, precisamente l'Hokkaido, nei primi anni del secolo scorso. I protagonisti sono due. Il primo, Sugimoto, è un ragazzo che è sopravvissuto alla guerra russo-giapponese, mentre l'altro è Asirpa, che è una ragazza membro di una tribù indigena dell'Hokkaido, chiamata Ainu. L'incipit della trama è che il padre di Asirpa ha ucciso tutti gli altri capi della tribù Ainu e ha nascosto il grande tesoro che avevano accumulato negli anni pescando nei fiumi. Però per la mappa per questo tesoro è stata incisa sulle pelli di 24 detenuti condannati a morte come il padre di Asirpa. I detenuti, mentre erano trasportati verso il patibolo, sono scappati e quindi sono diffusi in tutto l'Hokkaido, e quindi Sugimoto e Asirpa si metteranno d'accordo e cercheranno di trovare il tesoro insieme. Asirpa perché cerca le risposte per sapere perché suo padre abbia commesso questo atto e abbia ucciso gli altri, mentre Sugimoto semplicemente si accontenta di una piccola parte
perché deve badare a una donna che era sposata con un suo amico in guerra, e quindi ha fatto la classica cosa: se muoio prenditi cura della mia donna, eccetera eccetera. Ed è molto cruenta, presentando disegni molto cupi, ma anche delizie per la vista e per il palato. Molto bello, consigliatissimo. Vai, voglio, tocca a te. Ciao Frecht, allora, il fumetto che volevo consigliare è Hellboy, disegnato e scritto dal meraviglioso Mike Mignola, ed è il fumetto che a livello seriale mi sta piacendo di più al momento. Se vi piace l'horror, se vi piace il fantastico, se vi piace la fantascienza, se amate Lovecraft, Edgar Allan Poe, la mitologia, il folklore, o semplicemente volete godervi una storia di cazzottoni con personaggi strani e fichissimi a livello di character design, il boy è il fumetto che fa per voi. Spazia da storie al limite dell'onirico, che secondo me competono con le più belle di Dylan Dog, altre invece dove affronta fantasmi nazisti provenienti dallo spazio o demoni dell'antica Babilonia, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. O se siete anche semplicemente dei disegnatori o volete fare disegno, dovete per forza studiare Mike Mignola, perché ha uno stile, un'estetica, uno storytelling che secondo me può solo fare scuola. Vai, voglio, tocca a te. Ciao, io mi chiamo Michael Costa e sono una stand-up comedian. Volevo suggerirvi Danger 5, che è una della mia serie TV preferita d'eccellenza nell'ambito comico, diretto da Dario Russo, italo-australiano famoso anche per Italia Spider-Man, e questo mondo bellissimo, ispirato anche comunque ai fumetti e alle storie di pin-up negli anni 60. E Danger 5 perché ci sono 5 spie internazionali che devono combattere contro Hitler, ma negli anni 60 e negli anni 70. Veramente spettacolare. È un film che vuole riecheggiare i film fatti male, ma Dario l'ha fatto veramente bene. Voto 10. E così finisce l'ultima tranche. I grandi ospiti ringraziamo tutti. Anzi, devo dire che Italian Spider-Man, se l'avete visto, è un capolavoro. Vi parlerò anche di Kaneko, che ha parlato prima al Bay, perché devo dire che, scusate, un ruttino che ho tagliato col montaggio. Ino. Erai molto Ino. No, che stiamo bevendo, qua ci stiamo divertendo. Alla fine è stata una serata per stare un po' insieme ad Alfredino. Comunque ringraziamo, che mi sono segnato i nomi, Jester from Danger e Giù e Giuseppe, i due ascoltatori. Anzi, oggi lancio la cosa: se sei arrivato fin qui ad ascoltare consigli richiesti, vuol dire che sei o uno di quelli che ha messo l'audio e voleva vedere quando toccava a lui, oppure sei un ascoltatore che ci vuole tanto bene. E vi chiedo, se volete, mandateci i vostri consigli su Instagram o su Facebook, e noi li metteremo a fine puntata, così ci sarà anche la rubrica consigli degli ascoltatori. Che ne pensi? Che mi sembra un'ottima idea. Tanto tu devi fare un cazzo. Esatto. E ma manco tu. Eh sì, anch'io. Questa è la cosa bella. In realtà devo prendere, registrarlo, fare l'MP3. Pigrizia is the way. Comunque ragazzi, sono contento di questo traguardo di un anno, non me l'aspettavo, gli ascolti stanno salendo, strano, c'è sempre più gente che ci ascolta, chissà perché, non si è capito. Sono felice che, anche devo dirvi un fatto, vi sta piacendo anche la faccenda di fare podcast giornalieri, nonostante io stia scrivendo 2 volumi, anzi vi annuncio che ci saranno 2 volumi che dovrebbero uscire quest'anno, uno sarà un thriller, l'altro sarà una commedia, ovviamente parlo di fumetti. Quindi chi vuole divertirsi ce n'è uno, chi invece vuole l'angoscia, il terrore, c'è l'altro. Non vediamo l'ora. Alfredino, sei falso come una banconota da 4 euro. Sei una merda umana. Ma sai chi è più merda umana di tutte? Cioè, sai chi è la più merda umana? Nico? E anche Nico ci ha mandato un audio. Lo vuoi sentire? Ma sì, dai, ascoltiamolo. Te lo do io il consiglio. Sta a casa tua, fatti i cazzi tuoi e non rompere più le balle. Anzi, visto che devono essere 2 minuti, il resto del messaggio sarà completamente vuoto.
Non ridere, che sennò non è buono. Tu lo sai che hai chiesto massimo 2 minuti alla gente, ma il tempo massimo per il direct è di 1 minuto? Sei proprio un quacquaraquà.